Buonasera, puoi spegnere, scusa per il momento, quel faro che ci il proiettore impedisce. Ecco, grazie. Ancora buonasera, questa è la seconda serata dell'ufficiale della terza edizione del Festival Espanso Fuori Norma. Perché Festival Espanso? Perché al contrario di qualsiasi altro festival si svolge in più luoghi e in un tempo molto lungo, diciamo da oggi alla fine dell'anno. La terza edizione prevede la presentazione di 32 film di autori italiani di lungo e di medio metraggio, più diversi cortometraggi sperimentali, di cui avete visto alcuni di voi forse ieri sera il primo programma. Questa sera presentiamo Moravia Off di Luca Lancise, che è qui accanto a me, cioè Moravia fuori campo. Non aspettatevi un documentario su Moravia, ma come dice il titolo, vedrete un documentario in cui Moravia è fuori campo, ma su questo vi dirà qualcosa Luca. Che cos'è Fuori Norma per chi già non lo sa? È un'iniziativa di un'associazione di cui io sono il presidente, che intende valorizzare quello che a nostro avviso è il miglior cinema italiano degli anni recenti, che si contrappone a quello prodotto dal cinema industriale. Stiamo vivendo un momento unico nella storia del cinema italiano, in cui c'è una netta separazione fra ciò che viene prodotto dall'industria e ciò che viene prodotto in maniera indipendente. Da una parte abbiamo un cinema conformista, il peggiore del mondo, dall'altra parte abbiamo un cinema molto creativo, uno dei migliori del mondo. Questa forbice non si era mai prodotta nella storia del cinema italiano. Perché? Perché l'industria non ha capito che stiamo vivendo un momento di trasformazione radicale del cinema, dovuto in buona parte al digitale, in cui da una parte l'industria crede ancora al cinema come si faceva una volta, e questo cinema è in una crisi tale da sfiorare il suicidio programmatico, nel senso che l'industria produce 200 film di finzione all'anno per delle sale che chiudono o in cui il pubblico stenta ad andare. Dall'altra parte, un cinema indipendente produce film quasi altrettanto numerosi, e parlo solo dei lungometraggi e mediometraggi, che ha capito che esistono altri modi di fruizione del cinema, dal web al DVD non commerciale, alle sale indipendenti come questa in cui stiamo programmando stasera, i musei, eccetera, eccetera. Stiamo vivendo felicemente in un momento di grande trasformazione del sistema cinema. L'industria non lo ha capito e per questo, a mio avviso, sta morendo. Credo che noi di Fuori Norma lo abbiamo capito e per questo motivo vi proponiamo
dei film alternativi al sistema industriale, li chiamiamo fuori norma perché il loro stile non corrisponde alle attese dell'industria che vorrebbe prodotti omologati a quello che loro ritengono essere il desiderio del cosiddetto pubblico. Noi invece pensiamo agli spettatori, che sono una cosa molto diversa dal pubblico di massa. Il pubblico di massa subisce, gli spettatori pensano. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a te per questa opportunità e per la sensibilità che hai mostrato verso un prodotto come questo, sì, che appunto effettivamente ha un, tra le sue peculiarità, il fatto di chiedere al pubblico di essere spettatore, cioè di partecipare, diciamo così, a quello che vede, insomma, credo, almeno dal mio punto di vista, che questo film dipenda al 50% da chi lo guarda, intanto perché un film prova a essere un film proprio sul guardare, sull'idea di guardare, e poi perché appunto chiede in qualche maniera, lancia delle cose, insomma, quindi l'effetto di queste sequenze, delle parole, delle immagini che si mescolano, si confondono, questo effetto dipende da chi guarda. Diciamo che senza di voi il film sarebbe un film a metà, senza lo spettatore, nel senso che diceva adesso Adriano. Il film non è appunto un documentario su Moravia, nel senso, se vogliamo, classico del termine, nel senso che non intende esaurire, spiegare, raccontare in senso stretto la letteratura, la poetica, l'opera, la vita, la biografia di Alberto Moravia, bensì è un film, direi io, con Alberto Moravia, nel senso che Moravia è la voce, anche l'immagine, anche il volto, che accompagna dei frammenti, dei pezzetti di storia, delle finestre di racconto, lo definite io, che in qualche modo si ispirano alla sua letteratura per andare oltre, diciamo, nel senso che diventa la letteratura moraviana, le sue parole, i suoi scritti, in giro per il mondo, diventano dei pretesti di racconto. Una cosa peculiare di questo lavoro è l'uso dei telefonini, dei cellulari. Io la definisco teleregia, nel senso che abbiamo faticato quasi 2 anni a insegnare, a guidare una serie di persone che erano chiaramente più di quelli che vedete qui, sono rimaste alcune storie più emblematiche, a girare, a autoraccontarsi. E come le abbiamo scelte? Le abbiamo scelte perché ciascuna di loro aveva in un certo senso una relazione con Moravia in una parte del mondo, perché Moravia, insieme a Pasolini e Calvino, è l'autore più italiano più tradotto nel mondo, direi tutto sommato dimenticato, messo da parte in Italia, che è un po' il vizio di ipercelebrare le persone finché ci sono, vanno in televisione, sono vive, partecipano, poi una volta sono morte, sono sepolte, dimenticate, insomma. Questo era stato lo spunto di partenza, in realtà. E quindi è diventato un film attraverso uno scrittore, un film sul guardare, sul raccontare storie, e a me piace dire, a proposito di conformismo e di indifferenza, anche che sono tra l'altro due temi moraviani, appunto, l'indifferenza e il conformismo, è un piccolo antidoto all'indifferenza, cioè in realtà non si racconta niente qua dentro, c'è la quotidianità, ci sono frammenti di quotidianità, però c'è una sorta di omaggio alla banalità del quotidiano, perché, come dire, anche quello che noi vediamo fuori dalla finestra può farci sopravvivere, cioè se non perdiamo la capacità di meravigliarci, di stupirci, quindi di vedere in un certo modo, più che vedere qualcosa, ma come la vediamo, più che cosa vediamo. Insomma, questa è un po' la mia chiave, la nostra chiave, dico nostra perché c'è qui anche Luigi Atos de Blasio, con cui è nato il film a livello di soggetto, di azione, e niente, insomma, ecco questo. Vi ringrazio e buona visione. Vi ricordo che domani sera,
come potete vedere dal pieghevole che sta sulle vostre sedie, ci sarà una terza proiezione di Fuori Norma composta da un mediometraggio e da un lungometraggio, il primo di Fabio Giovinazzo, che io definisco videopoema, e il secondo di Pasquale Misuraca, Il secolo dell'ebbrezza, che è una sorta di cavalcata nel secolo scorso attraverso film e fotografie d'autore. Mi auguro che alla fine della proiezione non scappiate tutti via, ma che possiate dire la vostra e dialogare con Luca Lancise. Grazie. Buonasera, avete visto questo film, non so se vi è piaciuto, chiedo a Luca questa cosa assai anomala, consiste nel fatto di aver delegato, senza possibilità di controllo, ad alcuni dei protagonisti di questo film la, virgolette, regia dei loro interventi. Sì, diciamo che c'è stato un lavoro di costruzione, insomma, insieme a loro. Chiaramente all'inizio non avevano fatto le riprese in questo modo, insomma, cioè, li abbiamo dovuti guidare molto, insomma, per permettergli anzitutto di girare il telefono rispetto, invece che rivolgerlo verso di loro, rivolgerlo all'esterno. Per esempio la ragazza del Cairo, la cosa è nata con una fotografia, io ho visto la fotografia della scrivania di quella finestra, e invece di perché noi abbiamo le riprese di lei in giro per il Cairo, eccetera, invece abbiamo fatto questa scelta drastica, radicale, che invece lei era fondamentalmente una voce, un computer, Facebook, eccetera, e questo suo racconto con un telefonino, tra l'altro piuttosto rudimentale, con una pessima connessione internet, però era il suo racconto di questa piccola prigione della sua cameretta, attraverso questa finestra con la grata. E questo è anche per il tedesco che in qualche modo esplora, per così dire, si fa una passeggiata a Berlino come se fosse Moravia che passeggia in Africa, perché deve tradurre l'opera di Moravia in Africa, insomma, le lettere dal Sahara. Nessuna di queste persone aveva mai fatto riprese, insomma, quindi si è trattato poi nel corso di più di un anno di dire no, aspetta, rifalla, allora devi fare la soggettiva, cioè devi camminare col telefono davanti a te, poi devi farle durare almeno 20 secondi, quindi sì, è stata una delega, però la vera delega, quella profonda, è stato quello di raccogliere un punto di vista, adesso al di là poi della tecnica o comunque dell'effettuare o no le riprese, parlo ovviamente delle persone che hanno usato i telefonini. La delega che mi sento di sottoscrivere ancora di più è quella della, in qualche modo, di un punto di vista, ecco, del fatto di scommettere, come dicevo prima, un po' provocatoriamente su
su qualcosa che è la banalità del quotidiano, ecco, una ragazza che passeggia per Varsavia, raccoglie una castagna, è come se fosse a Villa Pamphilia, come se fosse a Central Park. Questa idea del guardare, dell'appartenenza dei luoghi, dell'essere straniero, così come padre e figlio che si riprendono uno con l'altro, insomma, attraversando Berlino, però attraversando un po' un piccolo fantasma, che è questa idea del padre che si sente in qualche modo ancora in colpa per essere tedesco rispetto alla storia recente tedesca, insomma il nazismo eccetera, e questo ragazzino, no, che gli racconta, insomma, questo punto di vista. Ecco, quindi è un gioco di punti di vista, fondamentalmente è una riflessione anche sul cinema in quanto tale, appunto sul vedere attraverso un quadrato o il cerchio da cui iniziamo, le tapparelle, no? C'è questo repertorio di luce iniziale sull'occhio e su cos'è il cinema, cioè guardare un cono di luce attraverso un buco, fondamentalmente. Quindi sì, insomma, ecco, ci terrei a sottolineare che la vera delega è stata quella di un punto di vista, insomma, chiaramente condiviso, elaborato insieme, però a partire da cose che esistevano, che abbiamo creato, cioè esisteva la ragazza che stava studiando gli indifferenti tradotto in arabo in una stanzetta del Cairo, è chiaro che lei esiste. Non esisteva l'idea che lei questa cosa la raccontasse, che filmasse la sua ombra sulla parete, ecco, questo l'abbiamo creato insieme. Va molto di moda oggi la nozione di film saggio, cioè un film che sia l'equivalente di quella che è la saggistica in letteratura. Letteratura, la saggistica vuol dire degli scrittori che parlano di altri scrittori, ma con uno stile personale. Per esempio, Roberto Longhi, critico d'arte, viene inserito nei Meridiani non come critico d'arte ma come scrittore, e ci sono molti altri esempi nella letteratura, nella pittura, nella musica e assai meno nel cinema di critica saggistica. Io penso che il tuo film possa essere considerato un film saggio, cioè un film, diciamo, di riflessione intellettuale attraverso un mezzo audiovisivo. Che ne pensi? Sì, sicuramente è un film dove, adesso cito questo, un autore a me caro, non so se, però Chris Marker per esempio, cioè il rapporto tra immagine e parola e ovviamente suono eccetera, insomma, ecco, qui è chiaro che non solo le immagini ma anche le parole di tutti, non solo di Moravia, sono fondamentali e quindi cambiano la percezione. Ecco, per esempio, a proposito di montaggio, di regia e quant'altro, cioè decidere di mettere del fuori campo di Moravia che descrive le linee orizzontali dell'Africa, l'Africa che dà un'idea di infinito mentre l'Europa dà un'idea di finito, di chiuso, mentre l'Africa dà un'idea di orizzontalità, di apertura, sulle immagini che abbiamo appunto elaborato nel tempo, dei immagini che credo tutti noi abbiamo, se non ripreso, abbiamo percepito con l'occhio, per esempio quando arriviamo in stazione con un treno, no? Ecco, questa orizzontalità dei binari, degli edifici, quando si entra o si esce da una stazione, due treni che si incrociano, gli altri passeggeri nel finestrino, ecco. È chiaro che questo forse è un film saggio, nel senso che in qualche modo chiama ad una concettualità, ad una riflessione, talvolta con delle immagini che diventano più simboliche, tra l'altra meno. Però se è questo che intendi come film saggio, cioè il fatto che in qualche modo ci sia l'invito, la provocazione di una riflessione, di una concettualità, di qualcosa che comunque dipende anche dalla parola, sì, assolutamente sì. Poi qui c'è un gioco di tensione che è fondato dallo stesso Moravia, perché io ho detto all'inizio che non è un film su Moravia, però credo che in realtà lo sia anche,
nel senso che comunque racconta in profondità anche degli aspetti profondi della narrativa, della letteratura, della poetica moraviana, per esempio il guardare, e quindi Moravia che parla del cinema, Moravia che parla degli occhi, quindi sì, è un invito a una riflessione, però è anche qualcosa che riguarda il vedere, il guardare, quindi qualcosa, se vogliamo, di indipendente, diciamo, dalla verbalizzazione in senso stretto, no? Ma proprio dal guardare le cose, dal meravigliarsi. Quando dicevo che al 50% dipende da voi, cioè da chi lo guarda, intendevo dire, cioè io qui ho fatto una scommessa, ci siamo presi una libertà, forse talvolta eccessiva, perché appunto è un film, come dicevi te, un esperimento, una cosa forse un po' poco conformista, però ecco, per me è significativo che una ragazza alzi il telefonino in una finestrella di una stanzetta del Cairo e ti dica: io qua vedo uno spicchio di cielo azzurro. Ecco, questo significa qualcosa o non significa niente? Non lo so, cioè in qualche modo dipende dallo spettatore se lo spicchio di cielo azzurro lo emoziona, gli dice, cioè che una ragazzina di 20 anni, che è uguale a una ragazzina di 20 anni di Milano, di Londra, però sta al Cairo, si sente soffocare, si identifica con un personaggio letterario, in questo caso di Moravia, poteva essere anche un personaggio letterario di un altro autore, altro non ci racconta se non che ci dice: vedi, io ho il piccione che viene sul davanzale a mangiare, ho una pianta fuori, ho lo spicchio di cielo. Questo è il film, fondamentalmente. Quindi sì, adesso non so se ho risposto alla tua, però insomma, e tutto questo riguarda anche il cinema, c'è sempre questo gioco degli occhi, anche grandi registi, in questo caso sono tre, mettiamoci anche Ander, ma diciamo quattro, nel senso che registi classici sono Bertolucci, che hanno lavorato su Moravia, Bertolucci, Mosè, Mac Malbaff, l'iraniano, e Cito Maselli. Sono, per esempio, Maselli e Bertolucci guardano anche loro un dispositivo. Maselli guarda il computer, guarda il suo film. Quindi non è tanto il film, è indifferente, ma è Maselli che guarda il suo film. Bertolucci guarda se stesso giovane, parlare di Moravia, di queste parole che sembrano architetture, no? Quindi ci sono più livelli, c'è qualcosa sì di concettuale, di saggistico, sicuramente, insomma, ecco. Però c'è una riflessione sul guardare, ecco, ripeto, sugli alberi, che hanno le foglie come tanti occhi, insomma, ecco, che hanno una personalità, insomma, ecco. L'Africa per esempio è molto presente perché per Moravia, insomma, il tema dell'Africa è il tema in qualche modo di qualcosa di paradossalmente di meno riflessivo, di meno verbalizzato, di meno alienato, è un rapporto diretto con la meraviglia, forse un po' esotico come concetto, però quando lui, iniziamo il film con lui che dice: quando sei bambino ogni pioggia sembra un uragano, no? Cioè quando sei bambino ti meravigli, la pioggia ti sembra un uragano, purtroppo da adulti la pioggia non ci meraviglia più, a meno che non è davvero un uragano. Quando siamo bambini abbiamo il privilegio che anche un po' di pioggia ci sembra un miracolo, no? Allora lui dice: per ritrovare la meraviglia devo tornare in Africa, no? Questa natura così potente in cui l'uomo sembra più ancora a diretto contatto, ecco. Però quella là non è una cosa strettamente sull'Africa, attraverso l'Africa si dice: cerchiamo di superare l'indifferenza, di recuperare la meraviglia di vedere ogni pioggia come un uragano, in qualche modo di spaventarci anche, però forse per poi superare quella paura, riscoprire qualcosa, insomma, ecco. Il film è su questo, se devo dire qualcosa sul tema, sul saggio, ecco. Ci sono domande, commenti da parte degli spettatori? Commenti, sì, se vuoi. Secondo me il regista ha una visione, io ho avuto una visione completamente diversa da te, e per cui un'opera d'arte parla da sola, spesso neanche l'autore riesce, certo, a cogliere fino in fondo, certo, il significato di quello che hai fatto. Secondo me è una visione proprio su Moravia e sulla sua poetica, sì, no, perché è bellissimo il collegamento che viene fuori di queste
ragazze che sia negli indifferenti di Moravia, sia a Teheran, sia in Cina, riconoscono questo personaggio come un loro simile. Questo viene fuori ed è un tema moraviano. Certo. Molto bello anche il fatto che la ragazza che vive a Marsiglia torna nel suo paese, in Corea, e si sente straniera, quindi ha recuperato una serie di significati delle culture occidentali, o comunque lei ormai è una letterata, è un amante della letteratura, entra in un paese semi-militarizzato ed è straniera, quindi ripercorre un tema moraviano. Poi è molto bello, tu non l'hai citato, il fotografo che viaggia insieme a Moravia in Africa con la moglie e dice, ma lui era un ragazzo, era un bambino, e io in questo io l'ho conosciuto Moravia, per questo ti dico che certe cose mi hanno emozionato, perché lui era veramente, cioè era un grandissimo scrittore, ma era anche un ragazzino, certo. Si era fissato che doveva guidare la macchina in quell'occasione per venire nel nostro centro occupato, perché doveva venire a parlare con i giovani, e doveva guidare lui, cioè nonostante la sua compagna gli dicesse io non salgo in macchina se guidi tu, e lui, ma tu c'hai paura? No, ma era, cioè aveva delle, come tutti i grandi artisti, della, una varietà, una sfaccettatura di aspetti della sua personalità, e tu secondo me alcune cose le cogli bene, per cui anche, vabbè, poi altri aspetti, la Germania, il fatto che anche in Cina finalmente si sono aperti alla letteratura occidentale, questo è una cosa molto bella, anzi sono innamoratissimi i cinesi che parlano italiano della nostra letteratura. Quindi a me è piaciuto molto, devo dirti, ma anche proprio per, semplicemente, senza fare ideologismi, no, no, certo, a rire pensé, semplicemente perché racconta tematiche di Moravia e allo stesso tempo dei personaggi che in tutto il mondo in qualche modo hanno preso qualcosa da lui, certo. E questo è bellissimo. Ok. Sì, ti do del tutto, ti ringrazio molto, perché sì, appunto, giustamente e correttamente Adriano ha detto un film, non è un film su Moravia, ed è una cosa che ho scritto anch'io nelle note di regia, però in realtà questa cosa nasce anche banalmente per dei rapporti col Fondo Moravia, con la RAI, cioè un documentario su Moravia, poi lo vedono e dicono, no, ma è interessante, comunque particolare, bello, brutto, quello che è, però insomma, cioè, però non è un documentario proprio su, cioè non è proprio un documentario su Moravia, in realtà lo è, perché racconta la sua poetica, poi non è una spiegazione didascalica delle cose, ma è in qualche modo cerca di cogliere l'essenza, però appunto anche di un testimone che passa, no? Perché io credo poi che, come detto, credo molto, è anche una cosa che spesso ripeto, io credo che un autore talvolta non sappia cosa c'è dentro quello che fa, e credo molto nel lettore, nello spettatore, che secondo me è pari a un altro autore, diciamo il fruitore, il lettore, lo spettatore è un coautore, l'ho detto per questo lavoro, ma credo che sia una cosa valida in generale, e quindi di qualche modo il fatto che una letteratura semini va al di là poi che cosa ha detto quella cosa e perché, questo certo è un'analisi di uno scrittore, di un autore, certo, questo sì, però poi quindi sono contento che questo passi, che tu l'abbia detto, e sono d'accordo, assolutamente è così, è anche un film su Moravia, nel senso che erano i suoi sguardi, che poi sono le cose che dice lui, non è che l'abbiamo manipolata, insomma, quindi sì.